Che cos'è lo Ius Publicum Europeum? È una locuzione che era sempre presente nei trattati internazionali. Ecco. Nei trattati internazionali fino alla fine dell'Ottocento c'è sempre scritto che le alte potenze contraenti regolano i loro rapporti sulla base delle consuetudini del diritto pubblico europeo. E Schmitt, la tesi di Schmitt è che il diritto pubblico europeo è stato un nomos della terra, cioè un ordinamento concreto del globo. Ecco, è stato. Da quando a quando è stato questo ordinamento concreto della terra, a partire in varie tappe, la prima delle quali è la scoperta dell'America, la seconda delle quali è Vestfalia, trattati di Vestfalia che pongono fine alla guerra dei Trent'anni e che sostanzialmente rendono la scena internazionale abitata da un solo tipo di attore, cioè lo Stato sovrano. In modo pieno e perfetto, col 1713-14, cioè il trattato di Utrecht, fino a quando? Fino al 1885, quando c'è la conferenza europea sul Congo. Voi direte, perché nella conferenza europea sul Congo è successo una cosa orribile, cioè il Congo è stato riconosciuto da un'entità politica non europea, gli Stati Uniti, che hanno riconosciuto il Congo nel 1885 per tentare di evitare che esso venisse smembrato, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire? Poi naturalmente il crollo dello Ius Publicum Europeum con i trattati dell'Aia 1899-1906, la catastrofe definitiva con il trattato di Versailles che nel 1919 osa fare qualche cosa che può essere definito criminalizzazione della guerra. Poi, il fatto che la Germania ha perso la guerra, la seconda. Questo è l'inabissarsi dello Ius Publicum Europeum, di cui Schmitt dice: Ich bin der letzte Vertreter, io sono l'ultimo rappresentante dello Ius Publicum Europeum. Io so quello che nessuno sa più. Questo sguardo genealogico di farci tornare indietro all'origine è ciò che vi è di grande in questo libro. Lo Ius Publicum Europeum che cos'è? Normalmente si direbbe, è una prima razionalizzazione delle relazioni internazionali, un tentativo di far sì che ci si capisca qualche cosa nelle relazioni internazionali. E dal punto di vista interno, nelle relazioni internazionali ci sono soltanto certi tipi di attori razionali legittimati, cioè stati. E dal punto di vista dei rapporti fra stati, che sia pure lentamente, sia pure in modo approssimativo, cominciano a regolare gli affari fra di loro, sapendo e affermando che esiste qualche cosa come il diritto naturale in senso moderno. Poniamo Grozio. No. Questa è la favola bella che l'Occidente racconta a se stesso, cioè che a partire dalla fine del Seicento le relazioni internazionali divengono relazioni fra stati e dovrebbero essere sottoposte a forme di regolamentazione vagamente razionali, che sia pure fra mille sconfitte, fra mille contraddizioni, sono poi quelle che gloriosamente emergono, prima con la Società delle Nazioni, poi infine con l'ONU, che riesce a dichiarare la guerra sostanzialmente un crimine. Bene? Questa è l'autonarrazione della modernità occidentale. Contro di essa, Schmitt dice, tutt'altra cosa. Le cose in realtà si sono svolte così. Allora, gli europei hanno scoperto l'America. Dapprima hanno trattato questa scoperta secondo il modo medievale, cioè sono andati a chiedere al Papa di chi è questa roba. Il Papa, come Dominus Mundi, diceva questo è tuo, questo è di quest'altro. E infatti in questo caso con la bolla intercetera 1494 viene spartita, no? Poi 2 anni dopo col trattato di Tordesillas viene corretto, vabbè,
per cui vecchia concezione medievale per distribuire al mondo le cose nuove. Poi, dice Schmitt, le cose sono cambiate, grazie agli articoli segreti del trattato di Cateau-Cambrésis, i francesi e gli inglesi si sono messi d'accordo nello spartirsi il mondo senza andare a chiedere il permesso al Papa e hanno creato delle linee che si chiamano Amity Lines. Poi, ancora, molto meglio, con la formalizzazione della statualizzazione dell'Europa, nasce il vero, io sto dicendo europeo, l'ordine, il nomos della Terra, l'ordine del pianeta Terra, quale esso ordine si è manifestato dal 1700 al 1800, due secoli, tutto il 700 e tutto l'800. Che cos'è questo ordine? Semplicissimo, è il fatto che esiste l'Europa, è il fatto che esiste lo Stato e che lo Stato è solo in Europa. Ma direte, beh, che ordine è? È l'ordine moderno. Qui Schmitt, naturalmente, lui applaude, si può leggere con segno di valore rovesciato, ma insomma ci vede molto meglio dei liberali. Cioè l'ordine del mondo era questo, che ci sono degli stati sovrani in Europa. Questi stati sovrani stanno, è un ordine fatto di divisioni e di separazioni. L'unità del mondo è fatta da separazioni. Esiste l'Europa continentale. L'Europa continentale è frantumata in stati. Questi stati sono stati sovrani che si riconoscono l'un l'altro e che si fanno un certo tipo di guerra l'un l'altro, che non è più la vecchia guerra medievale, il bellum iustum, ma è la guerra moderna, cioè la guerra dove gli hostes sono utrinque iusti, giusti da entrambe le parti, perché la giustizia è uscita dal concetto di guerra. La guerra è uno dei modi attraverso i quali gli stati sovrani regolano le loro faccende. Non c'è più bisogno per uno stato sovrano di dire che io ho ragione. Fa la guerra, corre il rischio di perderla. Ma però, attenzione, questa guerra è una guerra che sembra assurda, invece è limitata, perché di fatto è una guerra di forze armate regolari dello Stato A contro le forze armate regolari dello Stato B. Grandissimo vantaggio rispetto alle guerre civili di religione, che erano invece il disastro totale dove tutti accoppavano tutti in nome della giustizia. Per cui, sottraendo la giustizia alla guerra, lo Stato moderno fa del gran bene all'umanità europea. Europa però non è soltanto l'Europa continentale fatta di stati, l'Europa è anche l'Inghilterra, la quale nell'età di Elisabetta, sostanzialmente, e di Shakespeare, e a questo proposito Schmitt ha scritto un curioso libretto che si intitola Amleto o Ecuba, dove nel 56, dove riprende tutte queste tematiche, spiegando appunto Amleto sulla base del nomos della terra, l'Inghilterra che ha un'esistenza marittima e dunque si decide per un tipo di politica completamente diverso dalla politica confinaria e territoriale e sovrana degli stati europei, si decide per una politica tutta giocata sulla infinità dello spazio marittimo. Dunque, gli stati europei sono fondati sulla misura, l'Inghilterra è fondata sulla dismisura. Gli stati europei hanno come simbolo la casa, l'Inghilterra come simbolo la nave. Gli stati europei sono l'agricoltura, l'Inghilterra è la tecnica. Gli stati europei sono l'ordine tradizionale, l'Inghilterra è l'ordine moderno, individualistico, capitalistico. L'età moderna è costituita dall'equilibrio, proprio questo così lo chiama Gleichgewicht, l'equilibrio fra terra e mare, che vuol dire fra il continente europeo e l'Inghilterra, fra le logiche di terra e le logiche di mare, fra le logiche della guerra limitata e le logiche della guerra illimitata, perché per mare si fa una guerra illimitata perché il mare non conosce confini. Chi ha un'esistenza marittima non capisce il concetto di confine e di limite. È illimitato.